I luoghi di Leonardo nelle tele di Piero. Proseguono infatti le celebrazioni nel 500° anno dalla morte di Leonardo da Vinci con una mostra storico-fotografica di Piero Franchini, un'esposizione in Piazza Grande all'interno del fotoclub La Chimera sotto il loggiato Vasariano. Foto ma non solo, presente anche un'esposizione delle macchine di Leonardo costruite da Paolo Lacrimini con i progetti proprio del genio di Leonardo da Vinci. Questa è una mostra storico-fotografica appunto per ricordare questo genio e per cercare di far capire anche agli aretini che Leonardo è stato qui, ha fatto queste belle cose e che chiaramente conviene a noi dire al mondo che Leonardo è stato qui e che il ponte che vediamo sulla Gioconda è quello di Ponte Buriano. Ecco, in esposizione le foto dei luoghi di Leonardo da Vinci. Sì, esatto, quelli che lui ha visitato, quelli che lui ha, diciamo, poi messo nella sua memoria per cercare, perché lui disegnava a volo di uccello e quindi ecco, praticamente quando si ricordava di quello che aveva visto, lui li dipingeva. Ricordiamo che la cartina della Val di Chiana la dipinse lui andando sulle cime delle montagnette oppure sulle torri oppure sui campanili e ha disegnato una carta. Con il satellite hanno visto che al massimo ci sono 5 metri di scarto da quella che aveva disegnato lui e quindi era proprio un genio. Ecco appunto il genio di Leonardo e anche nelle sue creazioni che vediamo qui in esposizione. Sì, ecco Paolo Lacrimini che è il secondo genio. Lui, diciamo, dopo aver visto tutti i disegni che Leonardo aveva fatto, ha realizzato queste macchine, ma con una precisione talmente eccezionale che, ecco, da ricordarsi che Leonardo questi aggeggini qui, queste cose che poi sono servite nella vita, le aveva disegnate minimo 400 anni prima, che è come la bicicletta, per dire che è stata fatta 440 anni dopo che lui l'aveva disegnata e quindi e sembrava anche abbastanza semplice.